Ciao, sono Magnus e torniamo sempre qui su Stronghold, la versione Definitive Edition. Sono curioso, vi porto anche un secondo episodio. C'è una certa passione per questi giochi strategici, cerco sempre di farveli conoscere. E magari quale migliore occasione per portarvi anche un secondo episodio, visto che questa dovrebbe essere una missione un pochettino più completa, più dettagliata. Trovo una posizione. Vabbè, ve la riavvio così magari capiamo bene che cosa dobbiamo fare, che secondo me è la cosa migliore. Trova una posizione adatta su un terreno elevato vicino ai territori del Duca de Piusse e avvia la costruzione di un avamposto. Una fortezza in legno offrirà una protezione maggiore rispetto a una semplice casa. Porta con te anche del bestiame perché il terreno si presta al pascolo. Ah, e non farti scoprire dal nemico. Se ciò dovesse accadere, non lasciare in vita neppure un soldato avversario. La posizione elevata garantirà un buon vantaggio ai tuoi arcieri. Ok, l'obiettivo qual è quindi? Questo qua. Consiglio. Clicca per consiglio. Usa il terreno a tuo vantaggio per portare arcieri. Ok, divenire dall'alto. I casnifici sono più produttivi delle cavanne dei cacciatori, ma richiedono del tempo per operare e più agibili. Ricorda di difenderli sempre con attenzione. Posiziona una fortezza per creare il tuo castello. Ok, quindi credo che siamo in sopraelevazione qua, quindi meglio qua, sto scherzando. La facciamo qua. La Posiziona il granaio, Sire. metto qua il granaio. Allora, ha detto, innanzitutto ci vai di legname. Vai di legname. Ne facciamo due qua e due qua, va bene? Poi caseificio, caseificio. Ah, c'è la struttura. Bueno, vediamo, visto che ha detto che ci vuole un sacco. Eccolo qua. Lo faccio qua. Ok, basta. Voglio vedere però quanto tempo all'ultima battaglia. Vabbè, abbiamo 8 di legname. Perfetto. Che dice sul Questo caseificio? edificio è senza manodopera. Le Ma scorte di legname scarseggiano. luce e formaggio, nonché il pellame utilizzato dall'acconciatore per realizzare corazze di cuoio. Ah, quindi ci realizzi anche qualcosa di meglio. Questa è cosa buona. Allora, voglio capire una cosa. Di qua siamo a posto. C'è gente che non fa niente, per cui direi di solo mangiare di qua. Sì. Mettiamo la casa qua. Serve del legname. Sì, vabbè. Allora, no, io penso che inizierei già. Serve più legname. Ok, caserma. No. Serve del legname. Deposito. Allora facciamo così. Dobbiamo Serve del legname. aspettare il legname, quindi se non arriva il legname. Serve del Ma legname. pure qua serve il 3 di legname, dai, deposito sto legname, andiamoci a fare. C'è gente che non fa una mazza qua, dai, forza. Direi di dedicarci un attimo prima. Dai, Serve del legname. poggia. Vediamo un po' di realizzare un po' più di legname. Ok, così ci avvantaggiamo un po' con il legname. Voglio capire qua col formaggio e qua col mangiare come siamo messi, ce la dovremmo fare. Questo che sta facendo qua? Scusa. Ah, c'è il bambino. Che è questo? Che vuole questo? Ce la facciamo? Grande. La metto qua. Ok, come stiamo messi con qui? Io farei un altro poco di legname, secondo me, Serve del legname. eh. Ho capito. E il legname non basta, Sire. Allora, vediamo se riesco a realizzare un altro poco di legname da questa parte di qua, eh. Lo depositate il legname? Che siamo un po' lontani, c'è ancora gente che non fa niente. C'è tanta gente che non fa niente. Ragazzi, state facendo una mazza. Allora, direi di mettere un'altra cosa qui. Però non è che produciamo tanto. No, no, no. Vedi che il formaggio quando entra a regime sta abbastanza bene. Allora, nel frattempo la vogliamo fare una. Ok. Poi la caserma la facciamo per ultimo, dai. La caserma la facciamo per ultimo. Cerchiamo di capire se riusciamo a indirizzare la 3. Se ci conviene fare
un'altra cosa di questa? Sì. Allora, il legname adesso sembra essere entrato in... questa roba, questa è carne questa, sì. 4 di carne, 4... Diciamo che stiamo bene in produzione, secondo me, eh. Ok. Serve dell'oro. Ah, l'oro! Porca puttana! Allora non ho capito come si fa, eh. Rapporti. Rapporti con chi? Popolarità, esercito, fattore paura, scorte, armi. Ah, vedi. C'ho due archi e basta. Questo non me l'hai fatto questo, scusate. Sa perché non me l'ha fatto? Vabbè, comunque abbiamo da questa parte caserma per arruolare. Ok, però qua. Posso fare soltanto questo. Archi, però produce pure le balestre, eh? Forse secondo me in base a quella che posso realizzare. Vediamo un po', aspettate. Ok. Serve dell'oro. Ok, allora serve dell'oro. Questo lo vado a mettere qua. Ok, sì. Serve dell'oro. Vabbè, datti la mossa, potrà disponibile 5, serve dell'oro. Aumentiamo le tasse. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Tasse lievi. Le tasse sono un po' troppo alte. Vabbè, non le voglio mettere, sennò si incazzano, dai. Serve dell'oro. E ho capito che serve dell'oro. Allora, forse potrei vendere, no? Funzioni principali, obiettivo. Quanto manca la... Dobbiamo dare una mossa, sennò... Serve più oro. Allora, facciamo così. Io inizierei a questo punto a capire se si può iniziare a fare... Piattaforma di legno, ok. Vabbè. E poi fare questo... Ok, e magari cercare di capire se... Proviamo a capire se tipo dopo ci attaccano da quest'altra parte. Allora... Le scorte d'oro scarseggiano. Ma le scorte... Allora, no, ragazzi... Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Non ci abbiamo soldi, dobbiamo mettere le tasse. Non ci rompete le palle, dobbiamo mettere le tasse, basta. Voglio vedere se fattore paura, popolazione, cibo, polarità, esercito, scorte di giorno. No, non c'è un modo per vendere la roba. No. Serve dell'oro. Ci hanno trovato, sir. Quali sono gli ordini? Quali sono gli ordini? Se non c'è gente che attacca, come facciamo? Cioè... Ah, eccoli qua, ci hanno trovato. Mo, se non ci stanno gli arcieri. In attesa di ordini, serve dell'oro. C'ho solo un arciere praticamente, ragazzi. Siamo fottuti, c'ho solo un arciere. Cioè, tu veramente fai, c'ho solo un arciere. Cosa volete? In attesa di ordini. Di qua, che ti devo dire? In attesa di ordini. Oh. Serve dell'oro. Porca miseria, siamo fottuti, eh. Mi stanno attaccando, sparate, sparate, attaccate, attaccate che li stanno sparando. A chi mirano? Aia. Il nemico è penetrato nel castello. È penetrato nel castello. Ce la fate? In attesa di ordini. E vai, datti una mossa, datti una mossa. Ma dove cazzo? Vabbè, siamo riusciti a resistere, dai. La prima ondata siamo riusciti a resistere. Almeno... Sì, arcieri pronti! Mettiamoci qua. Vado!
Allora, selezione gli arcieri, va bene, ok. Siccome attacca qui, stop. In attesa di ordini. Mi metto qua. Comunque vengono da qui, quindi in teoria se dovessi chiudere quest'altra parte dovremmo farcela. In teoria. Per cui se vado a fare... Allora, io non ho capito questo. C'era una possibilità... E questa qua, la torre. Ah, ecco. Perfetto. Quindi posso tranquillamente mettere una bella torre e così c'è soltanto un ingresso. Magari qua due ingressi vanno pure bene. Per cui chiudo qua. Aspetta un attimo. Ok. E poi di qua sembra andare bene. Le nostre mucche sono state colpite da una strana malattia, mio signore. Ma veramente? E quindi? E mo che succede? Sono morte le mucche. Porca put... Mi sono morte le mucche, In attesa di ordini, le scorte d'oro raga. scarseggiano. E non fa niente che sto scherzeggiando, ma... Oh, ma che cazzo? Vabbè. Allora, vado a fare così. Ci mettiamo qui un'altra. Ok. Perfetto. Allora, raga, ne mettiamo. Il mio arco è vostro. La tua Mio popolarità sta signore, calando. ci muoviamo. Perché sta calando? Cosa volete? Immediatamente. Ok. In attesa di ordini. Vado. Sì? E vai. Ci muoviamo. Perché sta creando la... No, ho Immediatamente. sbagliato, Vado. sbagliato. Ok. Questo esce di qua e ci va pure bene. Allora, la popolazione, siamo messi benino, non lo so. Qua no. Elimina tutte le cose nemiche, perfetto. C'è ancora gente che non fa niente. Con le navi stiamo messi abbastanza bene. Facciamo un altro pascolo, forse è meglio. Ok. Che vedo che il cibo sta un po' scarseggiando, visto che comunque qua produciamo abbastanza bene. Non capisco perché non ci fa pure questo, eh. I nostri scout segnalano un altro gruppo di soldati del ratto diretti verso di noi. Porca Siamo put... pronti per accoglierli? Ma anche no, anche no. In attesa di ordini, serve dell'oro. Allora facciamo così. Vediamo se... Ok. Ma solo che c'ho, sono fortunato da questa parte, perché questi poi non possono più passare. Questo non passa, capito? C'ha ragione, ma che non passa. Allora aspetta un attimo che ti faccio la porta. Dai. Speriamo che arrivano da quest'altra parte. Arcieri pronti! Ci muoviamo! Ma dove arrivano? Devo capire da dove arrivano, raga, perché se non capiamo da dove arrivano... Siamo fottuti. Le Nel truppe del granaio non è ratto ci rimasto stanno molto, mio attaccando. signore. Chi? Ma non è vero che stiamo attaccando. Ma io non li vedo nemmeno dove, dove stanno. Ma dove stanno? Scusa. Eccoli qua, ok, vengono da qua. Allora facciamo così, guarda. Il mio arco è vostro, immediatamente. È una bella corsa. No, di qua. Vado. Veloce, veloce, veloce.
Forza, forza che ce la facciamo da qua. Gran no, no, li battiamo sicuramente, li battiamo. E poi sono pure cretini che non entrano da qua. Forza ragazzi, disintegratemeli tutti. Forza, forza. Questo quello intelligente sta cercando di... No, ce la facciamo alla grandissima. Il magazzino è stracolmo, mio signore. Mezzi con te. Magazzino è stracolmo, allora. In attesa di ordine. Servono altre reclute, sì. Allora, non capisco. Ah, altre reclute, vabbè, ok, perché. Con calma, con calma. Adesso facciamo. Altra casetta. Non ho capito perché. Non ci abbiamo. Serve dell'oro. Eccoli che arrivano, ragazzi, stanno qua, eh. Bravissimi, bravissimi. Siete completamente fottuti, secondo me, eh. Addirittura si litigano, ragazzi, si litigano. Andiamo tranquillissimi, dai. Andiamo veramente molto tranquilli. Ok, il legno è ormai è praticamente tantissimo, quindi l'unica cosa che abbiamo di meno forse è giusto il quindi a questo punto proverei a fare un altro caseificio. Ma se riesco a piazzarlo da qualche altra parte tipo qua. Ok, dai. Abbiamo fatto un po' di caseifici, visto che il legname fondamentalmente cresce veramente tantissimo, Invece l'oro non basta. Non ci abbiamo oro, però obiettivamente se noi ce la facciamo alla grande, quindi non c'è bisogno, secondo me, di preoccuparsi più. Nessun di tanto. Cambiamento nel tesoro, signore. Allora, in popolazione penso abbiamo 26. Oro 0, quindi oro non c'è. Il problema è che l'unico modo per fare soldi se mette le tasse. Eccoli che arrivano, ragazzi. Eccoli che arrivano. Il mio arco è vostro. Quindi vado. Attenzione. Stiamo perdendo del denaro, mio signore. E prepariamoci. Siete un sovrano giusto. Grazie. Stavolta sono parecchi, secondo me. Quindi attenzione e vediamo di non farci. Serve dell'oro. Fregare. Stanno andando più verso il basso, però. Parate, dai. Bravi, bravi. Sono anche più veloci. Perché non ammazzate meno a questi? No, ma qui. No, vabbè, non ce la fanno, dai, non ce la fanno loro. Sono pure imbecilli, vedi, perché questo addirittura tornano indietro. Sono spacciati, siete spacciati, ragazzi. Penso che abbiamo vinto, no? Ancora no. Ah, c'è ancora un'altra battaglia da vincere ancora. Le truppe del ratto ci stanno attaccando. Eccoli. Eccoli che arrivano. Ne arrivano altre. Attenzione, attenzione. In attesa di ordini. Vai, vai, vai. In attesa di ordini. Mettiti qua, vai. Anzi, no. Ci muoviamo. Mettiti qua e aggi. Hanno fatto un bello schieramento, In attesa di ordini. Sono aumentati. Serve dell'oro. No, ma siamo troppo forti così, dai. Abbiamo fatto un ottimo. Siamo piazzati bene, dai. Siamo sopravvissuti all'attacco nemico. Addirittura si ritirano. Vittoria! Vittoria! Ce ne sta uno che si sta salvando. Questo non l'abbiamo ammazzato a questo. Che fa? Torna indietro? Lì, sì. No, pensa basta. No, si è ritirato. Pensa abbiamo vinto. Quei codardi sono fuggiti, sir. Non riusciremo a prenderli. Il nostro segreto è svelato. E quindi? Povero ignorato. Vittoria! Ok, l'abbiamo vinto. Vittoria! Gruppo perse 3%. Diciamo che la prima ondata. Madonna, che fame!
La prima ondata è andata male, però poi ci siamo ripresi abbastanza bene. Hai respinto da valoroso buona parte delle pattuglie del ratto, ma alcuni soldati sono riusciti a fuggire dopo l'ultimo attacco. Anche se non abbiamo ricevuto ordini in tal senso, non possiamo permettere che svelino al Duca de Pius, il ratto, la nostra posizione. Missione 5. Fai incudine e martello. Vai. Continui a inseguire i superstiti nei territori della contea vicina, solo per perderli di vista nella nebbia al calar della notte. Nel frattempo... Hanno eliminato diverse pattuglie e hanno invaso il mio territorio. Che cosa dovrei fare io ora? Resta calmo, De Pius. Tutti i ribelli degni di questo nome sono scomparsi da anni. I tuoi uomini possono occuparsi di qualche fuorilegge. Perché non andiamo insieme a caccia di cervi per rilassarci? Ma sono a un tiro di pietra da qui! Io devo fare qualcosa! Invia una piccola forza d'assedio per tagliare la loro via di fuga. È facile per te dirlo. Rilassati. Quando torneremo dalla battuta di caccia, questo problema sarà già stato risolto. Fidati di me. Un tempo il serpente venne nominato governatore di alcune delle più ricche province della sua terra natale, dove visse una vita lussuosa grazie alle ruberie che effettuava sulle somme raccolte con le tasse. Quando il re lo scoprì, però, decise di trasferirlo qui, nelle nuove colonie. Durante una delle sue prime battaglie, il serpente si è scontrato con tuo padre perdendo un occhio. In quell'occasione, egli giurò che non avrebbe mai avuto pace fino a quando le teste mozzate di tutti i membri della tua famiglia non fossero state impalate all'esterno della sua fortezza. I tuoi scout indicano che sei in trappola, senza rifornimenti per proseguire oltre e senza i soldati necessari per tornare indietro combattendo. L'unica possibilità è resistere a oltranza. Hai già trovato una buona posizione difensiva su un'isola al centro di un grande fiume e un tuo ufficiale vi sta già costruendo una base. Il terreno lungo il fiume è molto fertile. Usalo per coltivare del grano. Va bene. Che consigli ci dai? Grano. Ok. Clicca sul tasto del vantaggio. Va bene. Il nemico ora è ancora centrato a presenza, per cui dovrai fare i conti con le macchine d'assedio. Aia. Assicurati che la tua fattoria sia al sicuro. La produzione di grano richiede molte risorse, ma una volta appena regime, l'ideale per ottenere del cibo. Ah, ok, quindi c'è anche posizioni il grano. Granaio, Sire. Ah, ok, mi piace sta cosa. Ok, mettiamo il granaio qua. Ok, grazie. Quindi abbiamo detto che c'è il grano. Mettiamo due, una appresso all'altra. Ok, grande ragazzi. Il mio arco è vostro. Bravo. Ok, poi falegnami. Chiedemi quest'albero da qua. Ma qua. Qua. E qua. Ok. Il problema è che... Fatemi capire una cosa. Facciamo un'altra casa? Ok. Forse due erano un po' troppe, secondo me. Ma fa niente. Andiamo a raccogliere un altro poco di alberelli. Va bene? Vai, vado a pigliare gli alberelli. Stanno arrivando, dai. Perfetto. Altri alberelli. Anzi no, facciamo un'altra cosa di grano qua. Vai. Così facciamo un altro poco di grano. E poi ci servono i fornai praticamente. I fornai dovremmo fare qua. Comunque penso che possano passare da qua. Non possono passare. 11 di legname. Il problema, sapete qual è? Se sempre questo fatto di fare ste cavolo di cose, ci mettiamo un sacco di tempo per fare gli archi. Ma no, quanta gente che sta senza fa niente, eh? Il grano ancora non è pronto, però. Serve del legname. Allora, andiamo a mettere altra gente che va a lavorare a fare qua. Ok. E poi mettiamo
Aspetta, lo metto qua, dai. Vicinissimo. E appena abbiamo i sacchi di farina, che poi non si vedono nemmeno, eh. No. Ok. Ancora... Ma ci sta un sacco di gente che sta facendo niente, eh. Andiamo, 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 andiamo. E poi li facciamo licenziare, li facciamo diventare altre cose. Allora, se non ci sta, non ci dovrebbero dare problemi. A farina. Fornaio, dai. Serve del legname. E che c'è? E toglietevi che non posso far fornaio, dai. Ok. I fornai ci stanno, la farina ancora no, credo. Ok, la farina arriva e iniziamo a produrre. Dobbiamo stare attenti, eh. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Non sono buone notizie queste. C'è un sacco di gente che continua a non fare niente. Ok, allora iniziamo a fare anche un po' di archi, dai. Serve del legname. E ce lo il so. Legname non basta, sì. Ce lo so, ce lo so. Allora, quanto stiamo qua con il pane a 28? Speriamo di riuscire. Ok. Perfetto. Cerchiamo di fare quanti più archi è possibile. Appena arriva la notizia che ci attaccano, vedo di fare qualcosa, eh. Che se noi siamo fottuti, se no. Il legname sta crescendo bene così. Ma il pane non ancora. Grande che lo stai portando. Ok, il pane sta crescendo, dai. Abbuffatevi di pane. Che possiamo fare? Niente? Ok. Ok. 31-19. Legname ancora non è tanto da poterci permettere di allargarci tanto. Caserma in legno ancora no. Vediamo se possiamo fare... Per fare altri archi, dai. Ce la dovremmo fare. Forza ragazzi, dai, fate sti cavoli di archi che ci servono. Io non capisco perché non riusciamo a fare pure queste altre armi. E siamo così indietro. Ok, il pane penso sia entrato a regime, eh. La farina, tutto. Che riusciamo comunque a tenere 36 e riesco anche a tenere gente che non fa niente. Quindi in teoria dovremmo... Non ne facciamo altro qua. Deve trovarsi vicino al magazzino. Deve trovarsi vicino al magazzino. E capito. Questo è il granaio. Fattoria del grano. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Ok. Il granaio sta andando bene, anche il legname. Penso che possa iniziare anche già un po' a costruire, però... Due archi, dai, grande. Ok. In attesa di ordini. Perfetto. Io penso che questo lo possiamo anche togliere, eh. Tanto non serve a niente. Allora, un piccolo trappello di soldati del ratto si sta avvicinando al castello. Che bello. Allora, porca miseria, sono quelli che sono. No, vai. Ok, aspettami, qua. Qua
Ma io non penso che questi ci attaccano. No, penso che possano passare soltanto di qua, penso, no? Però ci conviene comunque tenere tipo in maniera tale che posso attaccarli, eh. Allora, Mio questi. signore, immediatamente. Cosa volete? Vado. Ok. In attesa di Servono più ordini. armi, sire. Momento che arrivano le armi. Allora, mi serve un'altra colonnina. Ok. Stanno arrivando, ai vostri posti. Ci muoviamo. Arrivano da qua. Io penso che scenderanno di Prova a qua, strisciare dinanzi a me, verme. eh. Aia. Non sei in grado di sconfiggere un mio pari. Ci offende, Le scorte d'oro Stiamo scarseggiano. perdendo del denaro, mio Lo so signore. che stiamo prendendo là, però appena riesco a realizzare un po' di Serve gente. dell'oro. Stiamo perdendo del denaro, mio signore. Vabbè. Siete un sovrano giusto. Arcieri pronti! Ci conviene. Allora facciamo così, aspetta ragazzi, aspettate un attimo, mi metto in una posizione un po' più consona, dai. Va bene. Il mio arco è vostro. Forza. Allora, ci ha minacciato e anche tante volte, quindi attenzione. Appena possiamo, cerchiamo di Il magazzino è difenderci. stracolmo, mio signore. Ancora stracolmo. Porca miseria, ma non abbiamo modo di uscire dal jet sta. Le truppe del ratto ci stanno attaccando. Faccio un altro fornaio, dai, vediamo se riusciamo a. In attesa di ordini. Ok. Ah, li vedo ben piazzati tutti quanti, attenzione. Mio signore, ci muoviamo. Luce, 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 luce. Dovremmo farcela, perché questi qua la rallentano. Il magazzino è stracolmo, Lo so, signore. teniamo da fare per altre cose, scusami. Forza ragazzi, allora qua li abbiamo mollati, grande, 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 resistiamo, resistiamo. Vai, 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 vai. Il nemico è scomparso. Ce l'abbiamo fatta. Quanti ne abbiamo schiattati? Non parecchi, penso, eh. Non siamo schiattati in tanti, dai. Meno male. C'è poi il magazzino che è pienissimo, te lo dico. Che devo fare un'altra base. Ma c'è un'altra base, siamo pieni di roba. E non c'abbiamo i soldi, capito? Cioè. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Dai, forza, ci serve un po' di soldi, forza ragazzi, dai. Perché sennò qui si hanno fatto quattro archi di merda, cioè che. Non capisco perché non possiamo realizzare queste cose. Vabbè, evidentemente ci deve essere un modo per fatture paura, popolarità, scorte, origine, cibo. Clicca su un cibo attivi il consumo. Che vuol dire questo? Armi. La gente Popolarità. ti ama, mio sire. Ah, hai visto? Allora devo mettere le tasse già. Dal primo momento devo mettere le tasse. In attesa di Servono più ordini. armi, sire. Eccoli, penso che si stanno preparando, eh. Ma siamo pronti anche noi a fargli il culo, spero. Il mio arco. Un messaggio dal ratto. Io spaventato, le Ecco. gloriose forze di Depius ti spazzeranno via come io spazzerei via una mosca fastidiosa. Dovrebbe essere l'ultimo attacco che ci fai? Secondo me sì. Se sopravviviamo a questo attacco, ce la facciamo. Le scorte di cibo stanno calando, mio Il sire. magazzino è stracolmo, mio signore. Doppia razione, dai, abbuffatevi di roba, raga. Prima di dell'ultima battaglia vi regalo tutto. Abbuffatevi così vi tenete belli in forma per mangiare. Ce la dovremmo fare tranquillamente perché produciamo pane a raffica proprio, guarda lì. Ci
stiamo abbuffando di pane come dei cammelli. Non ci azzecca niente, però. L'importante è che non penso di farne altro, perché sempre c'è gente che ancora non sta facendo niente. Potremmo al massimo togliere gente. Le truppe del ratto ci stanno attaccando. In attesa di armi, sire. Ok, è arrivato il nostro momento, ragazzi, è arrivato il nostro momento. Ora o mai più, se ce la facciamo adesso e sopravviviamo adesso. Mio signore. Ecco, vai. Immediatamente. Se sopravviviamo adesso ce la facciamo. Ora o il mai magazzino più. È stracolmo, mio signore. Lo so, non c'ho spazio, non so dove mettere la roba. Dai. Porca miseria, capito che hanno fatto? Hanno fatto le tende, hanno messo. Porca puttana. Non me l'aspettavo questa, non me l'aspettavo. In attesa di più armi, sire. Ci hanno sfondato. Qui non è possibile, mio signore. Cosa volete? Ci hanno sfondato. Rapido. Rapido, rapido. Aia. E sparate, ragazzi, sparate a questi, dai. In attesa di ordini. Il magazzino è stracolmo, mio signore. Ragazzi, è stracolmo il magazzino. Non è il momento. Il castello ha retto all'urto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh, non pensavo di farcela. Hai capito? Avevano messo le tende, ci stavano fottendo incredibile. Siamo più forti. Anche doppia razione. È stata giusta, diciamo, l'idea di farli abbuffare prima del combattimento. Un messaggio me. Dal ratto. Le mie stupide truppe non possono. Non hanno seguito il mio piano perfetto. Vittoria! Fortunatamente sei riuscito a sopravvivere all'assalto. Come fortunatamente. E grazie all'aiuto della fortuna a prendere il controllo di un'altra contea. Subito dopo una battaglia è giunto un dispaccio che ti ordina di tornare alla base. I Lord vorranno lodarti per i tuoi progressi. Esistenza disperata. Dannato pazzo! Per il cielo, che cosa pensavi di fare? Per essere sincero, sono stato io a ordinargli di spingersi in esplorazione. Può essere, ma neppure tu puoi essere stato così stupido da ordinare un attacco contro The Peace. Nel frattempo, il ratto riceve la notizia della perdita della sua contea. Non riesco a crederci! Le mie truppe sono state messe in rotta e io non posso farci nulla! Ho perso la contea! Avanti, non piagnucolare! Il mio piano si è già messo in moto! Presto riavrai la tua contea, abbi fede! Poco dopo, un dispaccio del ratto ti informa che la tua nuova contea è stata stretta in un blocco. Mentre Vulsak legge la tua lettera, tu e Sir Longarm sembrate due scolaretti cattivi in attesa di un rimprovero. La proposta del ratto. The Peace vuole proporci una tregua, a patto che ritiriamo le nostre truppe dalla sua contea. È una trappola. Il padre di questo ragazzo è stato ucciso nello stesso modo. Dobbiamo sfruttare il momento e colpire di nuovo. No, non abbiamo il potenziale per sostenere una guerra su vasta scala. Vieni congedato lasciando i Lord a discutere dei dettagli della tua prossima missione. Alla fine, Sir Longarm, rosso in volto, esce sbuffando dal locale per impartirti gli ordini. Lord Walsack, in tutta la sua saggezza, desidera stabilire la tregua, anche se io non approvo. Ti assegnerò i miei costruttori più abili, in modo che tu possa prepararti al peggio. Crea un piccolo campo in terreno aperto e attendi l'arrivo del Duca de Peace. Vabbè, ragazzi. Armi. Il Duca de Peace vuole incontrarsi con noi in questa valle circondata da possiamo... Dalle. Sembra che qui. Qualcuno abbia spostato alcuni macigni sulla sommità dei dirupi. Andiamo a salvare, che forse è meglio. Eh sì. Penso che questa sovrascrivi parte. Sovrascrivi la partita salvata. Salvataggio! Certo.
questa parte la possiamo terminare qui. Sì, fa piacere, magari andiamo avanti e la finiamo pure tutta questa parte della storia. Ci vediamo al prossimo video. Bye! Thank you.